In settimana titoloni sui giornali, poi in campo da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, il Nola si ricorda di vestire in bianconero e prova ad imitare la Juventus, riuscendovi alla perfezione. Pubblico delle grandi occasioni, con circa 1000 tifosi provenienti da Terni. Gemellaggio pienamente riuscito tra due tifoserie calde e correttissime. E poi i fuochi pirotecnici in campo. Da una parte il Super Nola targato scorsa, dall'altra una Ternana svogliata, abulica, senza voglia di soffrire e combattere. I rinforzi novembrini hanno cambiato il volto alla squadra di Taurisano. In difesa ha giganteggiato Mario Somma e poi Centofanti a 100 all'ora sulla fascia sinistra, puntuale Concina, addirittura irrefrenabile Donnarumma, che si è presentato al suo nuovo pubblico con un repertorio fantastico. 3 gol, uno di destro, uno di sinistro ed uno di testa, roba da mille una notte. A proposito, annottata e passata, come avrebbe detto il grande Edoardo, ora c'è una salvezza da raggiungere quanto prima ed i presupposti sono più che buoni. E la Ternana? Chiedetelo alla Raffai, perché a Nola nessuno l'ha vista. E passiamo alla cronaca. Al secondo minuto Cozzella ci prova dal limite ma sbaglia mira. Al sesto Pocheschi e Cancellato si abbracciano affettuosamente in area, l'arbitro sorvola. Al 15° gran bella azione del Nola senza risultato. Un minuto dopo, Troise si presenta solo dinanzi a Ciucci, ma incredibilmente fallisce. Al 21° Centofanti si invola, travolge tutto e tutti, ma spedisce la palla fuori. Per lui applausi a scena aperta. Al 22° un retropassaggio incauto, quasi autogol del Nola che, dopo essersi asciugato il sudore freddo, al 27° passa. Petriello salta un avversario, mette al centro, dove Donnarumma controlla e fa secco Ciucci. 1-0, festa grande sugli spalti. I tifosi nolani stanno ancora festeggiando quando al 42° viene atterrato Cancellato in area. È il rigore e Troise deve segnarlo per ben 2 volte. Il primo tiro non è valido, il centrocampista bianconero cambia angolo ed inganna il portiere. Occhi sgranati tra i tifosi nolani che toccano il cielo con un dito. Al 45° Cancellato supera in dribbling il portiere in disperata uscita e deposita nel sacco il pallone del 3-0. L'euforia quasi si materializza mentre i tifosi ternani cominciano ad inveire contro il presidente Gambino e gliene dicono di tutti i colori. È indubbiamente una Ternana monca. Scianimanico e Doto, dove siete? Secondo tempo con i tifosi rossoverdi demoralizzati. La gara in pratica è già bella e chiusa. Tifosi muti, un handicap, considerando che il pubblico è spesso il 12° uomo in campo, anche se qualcuno vorrebbe un posto da titolare. Al 4° la Ternana si sveglia dal torpore, ma Genovese compie un doppio miracolo su Forte. All'8° Donnarumma infila un'altra perla pregiata nella collana. Cross di calcagno e testa del numero 7 bianconero. È il poker, troppo bello, vediamolo a rallenti. La Ternana è in barca, il Nola gioca sul velluto, tra gli olè della folla. Al 19° il giovane Manfredi manca la cinquina, al 22° Papa con rabbia da fuori, ma la sua ira si infrange sulla traversa. 3 minuti dopo Cancellato tira all'incrocio ma Ciucci respinge e dal 27° Donnarumma chiude il suo show personale. Si porta il pallone sul sinistro e fulmina l'estremo difensore avversario per la 5ª volta. Il resto è accademia, cala il sipario tra le ovazioni dei fedain locali e gli applausi sportivissimi dei tifosi ospiti. Innanzitutto dove ha lasciato?